Ferma un istante, fratello, la gente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di portare non un tutorial del beatbox, ma un tutorial su come fare un beat col beatbox. Nel tutorial precedente vi ho fatto vedere qualche cosetta per poter cominciare a creare dei suoni, dei ritmi, dei beat semplici, basilari. E con questi suoni adesso noi andremo a creare delle melodie. Teniamo la base con la lingua per tenere un ritmo, per dare un ritmo a questa melodia fisso con la lingua. Nel frattempo che mandiamo avanti la base con il beat della lingua tenendo questo ritmo, aggiungiamo altri suoni tipo. Ci stiamo riuscendo? Se vi sta riuscendo questa cosa, andiamo avanti, altrimenti rivedete i passaggi precedenti, nei video precedenti e provate ad arrivare a questo punto. Se siete già arrivati a questo punto, andiamo avanti aggiungendo altri suoni e formando sempre più complessa e più orecchiabile. Quindi tre suoni semplici. Questa è una melodia abbastanza semplice e adesso proveremo a creare qualcosa di più difficile, magari utilizzando la gola, le corde vocali, le corde, ok. Come si usano le corde vocali nel beatbox? Questo suono che io faccio con le mie corde vocali non è il basso grattato, è un suono che pronunciate una vocale tipo provate a pronunciare la lettera E a lungo andare tipo. E vi viene questa specie di vibrazione qui giù che provoca la fuoriuscita di questo suono. Adesso creeremo un altro beat utilizzando le corde vocali e la lingua. Per questo beat abbiamo bisogno di imparare a fare questi suoni veloci con la lingua. Questo suono si produce tenendo la lingua sul palato e inspirando l'aria, e con la lingua attaccata al palato dovrebbe uscirvi questo suono. Per rendere il suono più acuto o meno acuto potete calibrare il volume del suono con le labbra. Più la bocca sarà aperta, più il suono verrà acuto, tipo. Se questo video vi è piaciuto, quindi iscrivetevi al canale e nulla, ci vediamo in un prossimo video.